Benvenuti su Solfatara News, il canale che vi porta dentro l'attività vulcanica dei Campi Flegrei, dove ogni dettaglio può raccontare qualcosa sullo stato del vulcano. Se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi subito al canale YouTube e seguiteci anche su Instagram e TikTok per non perdere aggiornamenti in tempo reale, video dal campo e approfondimenti geologici. Oggi siamo di fronte a uno scenario davvero impressionante, ma anche altamente significativo dal punto di vista scientifico e vulcanologico. Dopo le forti piogge di questa mattina, sia la fumarola di Pisciarelli che il cratere della Solfatara si presentano parzialmente colmi d'acqua, e non è semplice acqua piovana. In entrambi i casi, stiamo assistendo a fenomeni che mostrano l'interazione diretta tra acqua meteorica e attività idrotermale. Alla fumarola di Pisciarelli, l'acqua infiltrata nel sottosuolo viene riscaldata all'istante dal vapore e dai gas vulcanici in risalita. La scena è surreale. Pozze e rigagnoli ribollono, sprigionando nuvole dense di vapore bollente, come se il terreno stesso stesse respirando fuoco. Nel cratere della Solfatara, invece, l'acqua accumulata forma ampie pozze fumanti, immerse in un paesaggio lunare. Anche qui, l'acqua piovana non fa che esaltare l'instabilità del sistema vulcanico. Viene riscaldata dal basso, inizia a evaporare rapidamente e in alcuni punti ribolle. È un chiaro segnale della temperatura elevatissima del suolo. Parliamo di zone dove bastano pochi centimetri per incontrare vapore supercaldo. Ma cosa significa tutto questo? Quando piove in modo intenso, come oggi, l'acqua meteorica penetra nel sottosuolo e può raggiungere le camere idrotermali, quelle sacche sotterranee dove si accumulano vapori ad alta pressione. Il contatto con questi fluidi caldi genera una rapida ebollizione, un aumento della pressione interna e, in certi casi, una risposta dinamica dell'intero sistema vulcanico. In parole semplici, l'acqua piovana può agire come un innesco, andando ad alterare, anche solo temporaneamente, l'equilibrio delicato del sistema. Non a caso, episodi simili sono talvolta associati a piccoli sciami sismici o a variazioni nell'emissione di gas vulcanici. Tutto questo avviene in una zona già classificata come area vulcanica attiva, sotto stretta osservazione da parte dell'INGV e della Protezione Civile. L'accumulo d'acqua nel cratere e le reazioni violente a Pisciarelli non sono semplici curiosità naturali, sono segnali concreti che qualcosa nel sottosuolo è in movimento. Ecco perché noi di Solfatara News siamo qui, per documentare questi segnali, per raccontarli in tempo reale e per aiutare tutti, cittadini, appassionati e studiosi, a capire cosa succede quando la superficie e il cuore caldo della Terra si incontrano. Continuate a seguirci. Iscrivetevi subito a Solfatara News su YouTube e attivate le notifiche. Seguiteci anche su Instagram e TikTok per immagini esclusive e aggiornamenti sul campo.